Siamo qui con Nicolò Poppa al ritiro, alla preparazione della Giovenile Centallo. Ti chiedo intanto le motivazioni che ti hanno spinto ad accettare questa nuova avventura. Sicuramente il mister, lo staff che ho già avuto il piacere di conoscere in passato e di lavorarci insieme. Poi le ambizioni societarie secondo me sono molto alte perché hanno fatto un buon mercato, un mercato molto valido. E le persone che sono all'interno di questa società secondo me sono persone competenti e soprattutto numerose, perché è un organico importante che ha grosse ambizioni e soprattutto vuole lavorare bene. Proprio di ambizioni ti chiedo obiettivo personale, obiettivo che poi invece alla squadra in campionato. Il mio obiettivo personale è sempre stato, anche nella società passata, San Domenico, è sempre stato quello di mantenere gli obiettivi collettivi, perché fondamentalmente sono dell'idea che il singolo elevi il gruppo e viceversa, quindi non mi pongo mai obiettivi personali, un po' perché sono scaramantico e un po' perché ci tengo appunto a quello che è l'obiettivo generale del gruppo. Tra l'altro sei stato preso anche per i tuoi gol, ti chiedo se nell'ultima stagione riesci a portarti qualcosa qui a Centallo. Sì, sicuramente, data anche la giovane, non più troppo però età, ogni anno mi porto dietro qualcosa delle stagioni passate, sicuramente l'aiuto anche del mister Patti che mi ha dato una mano, come dell'anno precedente ancora Cascino, che mi hanno aiutato e mi hanno semplicemente fatto sentire importante per un gruppo che era quello che mi serviva per crescere, per migliorare, e soprattutto a livello di ruolo, di campo è stata la cosa che mi ha fatto cambiare, perché sono dovuto diventare appunto giocatore grande e cambiare ruoli, poter fare l'esterno, il trequartista, la punta, l'esterno di là, sono cose importanti e che secondo me fanno la differenza poi, spero, in una carriera più avanti. Ultima cosa ti aspetti da questa preparazione? Sicuramente grande entusiasmo e fatica, perché conosco il prof, conosco il mister e di conseguenza il lavoro, perché ci siamo riposati, vedo un gruppo che ha voglia di fare, io anche, e come siamo stati bravi a riposarci, ora dobbiamo essere bravi a lavorare.